stiamo per entrare al Santuario del Volto Santo, l'ultimo sogno realizzato da San Gaetano, un luogo di culto dedicato al Volto Santo, che fosse centro della spiritualità, non solo dell'Istituto delle Suore Veroniche del Volto Santo, ma dell'intera Calabria. Questo sogno si è realizzato qualche anno dopo la morte del padre, nel 1972. E allora con grande gioia vi accogliamo nella casa del Signore che San Gaetano con tanti sacrifici ha voluto edificare ad onore del Volto Santo. Un caro saluto a tutti voi carissimi devoti del Volto Santo, sono Don Giovanni Balzano, cappellano delle Suore Veroniche del Volto Santo. Ci troviamo proprio nel santuario voluto da San Gaetano Catanoso e proprio alle mie spalle c'è una delle sue più importanti reliquie. San Gaetano ha voluto questo santuario come faro di luce e di riparazione per tutta la Calabria. Ogni giorno in questo santuario, oltre alla liturgia delle ore e il Santo Rosario, le suore, assieme ai laici che frequentano il santuario, adorano il Signore nell'Eucaristia. Sono Suor Lourdes, sono una suora filippina e sono di 28 anni che faccio parte di questa congregazione. In questi 5 anni guido tutta l'intera congregazione. Padre Catanoso ha guardato veramente la congregazione quando diceva nei suoi scritti che guardo la congregazione di lontano, guardo di lontano e immagino che proprio quello so dire, guardare lontano, ha pensato anche a noi. Mi chiamo Rosario Surace, sono diacono della parrocchia San Gaetano Catanoso. Adesso sono stato invitato ad occuparmi della figura di San Gaetano, che ho conosciuto più per curiosità, perché quando è stato elevato agli onori degli altari la mia meraviglia era che un regino aveva raggiunto la santità. Sono Sor Giuditta e appartengo alle Suore Veroniche del Volto Santo. Mi trovo nella stanza del nostro santo fondatore e come vede è intatta come l'ha lasciata lui al momento della morte. Un ricordo molto particolare ce l'ho il giorno che sono venuta e mi ricordo che lui era seduto lì e lui c'era la madre superiore che ci ha portati dal paese, le monge, eravamo in due e quando ci ha detto la provenienza da dove veniamo, il padre sorridendo dice è il paese di mamma nostra, il paese di mamma nostra, benvenuti figlioli, che il Signore vi aiuti, vi accompagni, la Madonna vi aiuti. È uno dei sogni di San Gaetano, proprio fare di questo luogo il centro della spiritualità eucaristica e riparatrice che egli ha fatto nel suo percorso di vita come centro e motore di tutte le sue opere, anche delle opere di carità. Allora è con grande gioia che accogliamo coloro che vengono quotidianamente per condividere la nostra preghiera, per testimoniare anche l'attenzione ai più poveri e ai sofferenti. Le Suore Veroniche sono state fondate dal padre il 2 dicembre 1934 per assistere i paesini più poveri del nostro Aspromonte, per stare accanto alle mamme in difficoltà con tanti figli. E allora il padre gli rivita quelli che sono conosciuti come gli asili di padre Catanoso, le case di accoglienza e di assistenza per gli anziani ancora presenti e ancora molto validi in un tempo particolare in cui le due fasce, quella dell'infanzia e quella dell'età anziana, viene un po' dimenticata dalle istituzioni. Noi siamo presenti in tre continenti, qui in Italia e abbiamo anche in Africa, in Tanzania e nelle Filippine, dove abbiamo due case presenti, sia in Manila e in Cavite.
E abbiamo anche in Tanzania due comunità che in tempo breve sarà aperta anche una nuova comunità in un'altra diocesi. Noi il lavoro che stiamo facendo è quello San Gaetano, che ha lasciato centrato sul carisma della riparazione, e questo lo stiamo facendo attraverso il nostro lavoro con i bambini nella scuola materna e nelle nostre case di riposo. Attualmente in questo periodo estivo abbiamo avuto tante richieste delle anziane senza assistenza e vorrebbero portare alle nostre case, che purtroppo attualmente sono tutte piene. E questo, così cerchiamo di portare avanti questa eredità che San Gaetano ci ha lasciato. Ho cercato di conoscere meglio questa figura e nella sua umiltà, nella sua semplicità, nel suo operare nelle parrocchie, dove è stato la nascita delle suore Veroniche, si è dedicato molto, ho visto come si è dedicato molto alle famiglie, ai giovani, per l'istruzione dei giovani. È stato anche colui che si è occupato e preoccupato dei seminaristi, si è autodefinito l'asinello di Dio, il parroco delle cassette, e ho visto come questo è un modo di operare nelle parrocchie che è attuale. Reggio sembra che si sia fermata un po' ai suoi tempi. Oggi i problemi che lui ha affrontato sono tuttora reali. Poco si è fatto e poco conosciuto anche nella nostra Reggio. E anche per questo abbiamo cercato di organizzare, che ancora diciamo che in fase embrionale, il pellegrinaggio della figura mariana, per scoprire quanto San Gaetano era legato alla Vergine Santa, come lui attraverso la Salette ha preso sul serio l'invito della Madre Celeste di occuparsi della preghiera, di pregare per i peccatori, le bestemmie, le chiese vuote, una realtà che stiamo vivendo ancora oggi, forse più di quanto non l'ha vissuta lui fisicamente. E questo mi ha aiutato a dedicarmi a questa figura, grazie anche a coloro che è Don Giovanni, che mi sta sostenendo, sto cercando insieme a lui a far conoscere questa figura a Reggio Calabria. San Gaetano ho conosciuto attraverso le suore che sono venute in missione nelle Filippine. Mi ha colpito tanto l'attenzione di questo santo per i poveri e anche la sua umiltà. Lui ha una fama di un prete delle casette, cioè sosteneva proprio le vocazioni poveri, e adesso non mi vergogno di dire che tante di noi, proprio su questo che siamo entrate nella congregazione, che abbiamo avuto un po' di difficoltà finanziaria per poter sostenere la nostra vocazione, vedendo questa congregazione che è pronta ad accoglierci e realizzare il nostro sogno di servire il Signore in una comunità religiosa. E quindi da quando ho messo piedi in quella comunità nelle Filippine, arrivando fino qui, non ho mai cambiato idea. Quando sono entrata nella congregazione, venivo con quel desiderio di andare in Africa, ecco, di andare in missione, se non che è stata una delusione, perché noi ancora l'Africa non ce l'avevamo, non avevamo missioni. Però ho detto io, mi sono rassegnata, dico vado nelle missioni dove i superiori mi mandano. E a un certo punto mi trovavo a Manila, e la madre superiore era Suor Dorotea. Mi telefona un giorno e mi dice: Suor Giuditta, dice, preparati le valigie perché devi tornare in Italia. Dico: perché madre devo tornare in Italia? E dice: ti devo mandare in Africa. Dico io: mamma mia, in Africa? Dico: ma cosa state dicendo? Dico io: non è possibile. Dice: sì, dice, abbiamo deciso che tu vai in Africa.
E allora io mi preparo le valigie, torno in Italia e poi dopo un poco di tempo, così un paio di mesi, partiamo per l'Africa. Eravamo in due tanzaniani e io, anche perché loro sapevano la lingua, io non conoscevo né la lingua italiana né quella inglese. Perciò siamo arrivati. Quando siamo arrivati lì non avevamo casa. Non c'era, eravamo in casa d'affitto e c'erano gli operai che costruivano lì nel terreno dove adesso sorge la casa e siamo stati lì fino a che non è stata un pochettino pronta la casa, poi siamo andati a finire nella nostra casa. E dunque la missione lì, la vera missione è quella di stare con i poveri. Quando veniva l'arcivescovo Monsignor Ferro, qui eravamo tutti in fila, dovevamo essere tutti in fila ad accoglierlo. E poi diceva, dovete baciare la mano, dovete stare buoni, perché viene l'arcivescovo e quando viene l'arcivescovo bisogna saperlo accogliere bene. E lui la prima cosa che faceva, si avvicinava al vescovo, anche con la bacchetta perché non riusciva a camminare bene. La prima cosa che faceva, le baciava la mano e le diceva, eccellenza, perdoni e compatisca. E poi venivano dentro nella stanza e parlavano per i fatti loro e noi andavamo via. E lui ci parlava sempre della Veronica, che la Veronica è stata una donna grande, una donna che ha avuto tanto coraggio, tanta forza da poter asciugare, lenire le lacrime e il sudore di Gesù. Dice, voi il vostro carisma deve essere questo. Dice, dovete andare nei paesi più sperduti, dove veramente la gente ha bisogno di essere aiutata, di essere accolta. L'attualità di San Gaetano è quella dei problemi atavici, se vogliamo usare questo termine, che ci sono nella pratica religiosa. Noi cristiani, noi praticanti, tra virgolette, siamo chiamati ad essere testimoni e forse la parola è facile da pronunciare, ma molto difficile da mettere in atto. Allora, la presenza di San Gaetano come maestro e guida di tante anime è ancora valida. Nel nostro santuario è custodito la reliquia insigne del suo corpo incorrotto, che è segno di una presenza che continua attraverso la sua testimonianza resa viva dalle suore, dai missionari e delle missionarie del Volto Santo, tanti laici che sono aggregati a questo santuario e dalle opere di carità che continuano nel silenzio, nel nascondimento, così come era lo stile di San Gaetano. Un po' faticoso perché sappiamo che il nostro mondo di oggi, con questo fenomeno che si verifica universalmente, il calo delle vocazioni, quindi un po' fatica per noi come portare avanti l'opera, però sappiamo che la barca non è nostra, è di San Gaetano, del nostro Signore, che quindi Lui darà la grazia che è necessaria per poter portare avanti questo. Veramente sento una grande pena nel vedere che Reggio sembra che si sia raffreddato nei confronti del nostro fondatore. Prima lo amava, prima lo cercava, sia per confessione, sia per direzione. E adesso veramente sento una grande pena perché, non lo so, sarà una mia impressione, ma vedo che anche tanti sacerdoti non ci badano tanto a tutto questo. Forse l'hanno preso sotto gamba questo fatto che loro hanno un sacerdote santo e non lo so, vedo un po' di indifferenza, ecco, e mi piacerebbe che ci fosse un po' di risveglio come si sta facendo vedere in altri posti. E io poi sono stata in Africa, nelle Filippine, e vedo che lì c'è molto più risveglio di qua. E se tu ci parli del nostro fondatore, ti vedi che le persone ti ascoltano, ti cercano,
vogliono delle figure, vogliono delle reliquie del nostro fondatore, e partecipano anche quando noi facciamo la festa del fondatore. E qui invece non vedo un po' di freddezza, ecco, devo essere sincera. In questi giorni il nostro santuario ha visto la presenza di tanti gruppi, in modo particolare domenica abbiamo avuto la gioia di avere ospiti le comunità parrocchiali di Gioia Tauro, che è dedicata a San Gaetano Catanoso, e la comunità sorella di San Nico di Corigliano, anch'essa dedicata a San Gaetano Catanoso. E poi altre comunità durante il triduo, che si è concluso mercoledì scorso con la presenza del nostro arcivescovo Fortunato, che è stato il segno di un anno dedicato alla valorizzazione e alla conoscenza di San Gaetano. Ricorreva in questo ultimo anno il 120° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, 121° perché è mercoledì, abbiamo celebrato questo altro anno, e il 60° anniversario della sua scomparsa, lo scorso 4 aprile. Questo anno, dedicato alla figura di San Gaetano nella nostra città, è l'inizio di un percorso che ci porterà anche nei prossimi anni fino alla celebrazione del ventennale della canonizzazione il 23 ottobre 2025, nel pieno giubileo, a rivalutare, fare conoscere sempre meglio la figura di San Gaetano. Una figura importante, preziosa per la nostra città, per la nostra diocesi, ma che purtroppo per tutta una serie di motivi è rimasta nell'ombra. Se da una parte l'umiltà di San Gaetano ha voluto che la sua vita fosse vissuta nel nascondimento e nell'offerta silenziosa al Signore, è bello rilanciare la sua testimonianza, la sua spiritualità e il messaggio ancora attuale che San Gaetano dà a ciascuno di noi. La presenza delle suore nei paesi di missione e nei centri più poveri del nostro Aspromonte indicano quella ricerca degli ultimi, delle periferie esistenziali, così come l'attuale pontefice invita la Chiesa. Per cui il messaggio di San Gaetano, anche a distanza di tanti decenni, è ancora attuale. Va rivalutato, riscoperto e reso ancora più vivo grazie all'impegno della Chiesa che in Reggio Calabria Bova e anche delle istituzioni locali. Una delle idee su cui si sta lavorando è quello di renderci presenti attraverso un pellegrinaggio delle reliquie di San Gaetano nelle parrocchie della nostra diocesi. In occasione anche della prossima visita del Vescovo nelle comunità parrocchiali, c'è questo desiderio di accompagnare questa prima visita pastorale di Monsignor Fortunato Borrone con la presenza delle reliquie di San Gaetano Catanoso. Sono iniziative diverse, però che possono essere complementari, partendo dalla nostra storia, riconoscendo le nostre radici per proiettarci nel futuro. E allora questa è un'iniziativa rivolta a tutte le comunità della nostra diocesi. Alcuni parroci e alcune comunità religiose hanno già chiesto di poter ottenere per qualche giorno la presenza delle reliquie del Padre, con una piccola missione per farlo conoscere, per rendere ancora più attuale questo messaggio della riparazione che era tanto al cuore a San Gaetano, per dire che la santità è sempre attuale, indipendentemente dal periodo storico in cui i nostri santi sono vissuti.